Sindaco Biancheri, oggi un bel regalo per la Protezione Civile di Sanremo, un piazzale nuovo che risolverà un po' di problemi a queste persone che ci aiutano nei momenti di difficoltà. Sì, assolutamente sì, era un impegno che ci eravamo presi, oggi è stato mantenuto, ma credo che voglio dire che, come vi ricordo sempre, il lavoro della Protezione Civile e di tutto il volontariato per il territorio della città sia fondamentale. Dunque un ringraziamento va soprattutto a loro per il lavoro che svolgono, perché le amministrazioni senza il loro supporto avrebbero delle grosse problematiche, soprattutto in quei momenti di alluvione e moltissime altre cose. Il fatto comunque di averci invitato qua proprio per inaugurare questo sta anche a sottolineare anche la sensibilità e anche alla passione che ci mettono queste persone in ogni cosa. Dunque un grande grazie a tutti loro. Oggi un momento importante, l'inaugurazione del piazzale che risolverà molti problemi, e l'avete ottenuto anche grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale. Ma noi abbiamo da tanti anni un ottimo rapporto con l'amministrazione comunale e con tutti i sindaci, devo dire, e con Biancheri ci siamo trovati subito bene. Questo piazzale in realtà è, diciamo così, una parte finale di quello che è tutta questa attrezzatura, tutto questo, diciamo così, sito di Protezione Civile che è del Comune di Sanremo. Noi lo stiamo gestendo da anni, lo stiamo, diciamo, portando a termine. Ora con questo piazzale abbiamo, diciamo, fatto la parte principale, quindi tutte le attrezzature adesso sono efficienti, a posto. È un sito che ha un collegamento satellitare sia per le comunicazioni che per internet, per qualsiasi cosa, così come completamente autonomo per la corrente nel caso dovesse mancare dalla rete. Parliamo di collegamenti satellitari di internet, ma prima senza questo piazzale voi avevate dei problemi molto più terra terra. Ma perché la realtà è poi è così, cioè noi pensiamo delle cose complicate, poi in realtà i problemi si risolvono con le cose semplici, e quindi sono le cose semplici da andare a trovare anche nelle calamità. In realtà poi le grosse criticità sono dovute a cose semplici che non vengono fatte, non vengono viste. Il nostro piazzale regolarmente, non avendolo e non avendo gli scarichi fatti nel modo giusto, ci allagava il nostro capannone, così come si allagano le case perché mancano le cunette o le cose semplici.